È la chiesa del complesso monumentale di Donna Regina, una delle più alte manifestazioni della cultura architettonica del Trecento, oltre che simbolo della tradizione del restauro in Italia. Con l'accordo di valorizzazione sottoscritto oggi tra Comune, Università Federico II e Diocesi di Napoli, si procede alla valorizzazione del patrimonio culturale pubblico attraverso una collaborazione istituzionale che si basa sul beneficio d'uso e sul valore dei servizi che la riattivazione di un bene ha sul territorio e sulla collettività. L'aver potuto mettere alla luce una ricchezza come questa fa capire che cosa? La bellezza e la grandezza di una città che meritatamente era diventata capitale e poi soprattutto poter usufruire di tutta una cultura che non è solo storica, non è solo religiosa, ma anche fatta di tesori artistici come questo. Un segno di quella volontà di andare incontro al bene di tutti, al bene comune, e in questo caso soprattutto dei giovani e dei giovani specializzati. Il complesso sarà quindi sede della scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio, oltre che di attività pastorali e museali connesse al Museo Diocesano e attività didattiche e formative, mostre, convegni e iniziative scientifico-culturali. Ho detto anche col sindaco, noi dobbiamo attivare un impegno a livello nazionale per fare in modo che ci sia un investimento del Ministero per il restauro del ciclo degli affreschi di Donna Regina, che merita sicuramente un intervento, è uno dei cicli più importanti che ci sono nel sud Italia e quindi va opportunamente protetto e valorizzato. È un accordo molto complesso, difficile, perché ha dovuto affrontare questioni giuridiche e amministrative molto delicate, firma il Comune di Napoli, l'Università e la Curia, per rendere sempre più a fruizione collettiva come bene comune questo luogo. Quindi l'Università garantirà guardiania, utenze, manutenzione ordinaria e straordinaria e la solidità della scuola per i beni architettonici e del paesaggio, la scuola del restauro, quindi anche un occhio molto proiettato verso gli studenti, le professionalità e le competenze della nostra città. La Curia anche si impegna insieme al complesso, vede insistere anche il Museo Diocesano per fare sempre più attività culturali di fruizione collettiva e il Comune rafforza con la sua visione di valorizzazione del patrimonio quello che sono i beni comuni della nostra città. Poi avete sentito anche l'impegno del Rettore per mettere in campo delle azioni per trovare risorse per un restauro complessivo, quindi questo è uno dei luoghi più importanti d'Italia, perché parliamo di un luogo del Trecento, Donna Regina Vecchia, che insiste in una stratificazione storica e monumentale che fa di Napoli uno dei luoghi più ricchi da un punto di vista monumentale del mondo. Noi con questo spirito di squadra, le istituzioni insieme nelle loro diversità, dimostriamo che Napoli punta sulle sue ricchezze e vuole molto una fruizione collettiva, perché la gente deve conoscere, riscoprire e difendere questi luoghi.